All'attacco delle cosche, il ministro dell'Interno Salvini annuncia che a Ferragosto sarà a San Luca, il comune dove non si vota da 10 anni. La dieta dei vitalizi, sono 52 deputati calabresi coinvolti, c'è chi perde fino al 70%, ma anche chi guadagna con il calcolo riformulato su base contributiva. Non staccare la spina all'aeroporto, un comitato contro la SACAL, il suo presidente e amministratore delegato, investire nello sviluppo, dice. Il gigante del mare nelle acque del porto delle Grazie di Roccella per una giornata ha sostato il più grande e lussuoso yacht da noleggio attualmente esistente al mondo. Suoni di Calabria, videoclip per promuovere la nostra regione con la colonna sonora dei Beiche Morro, mix di melodie dalla tradizione e sound pop rock. E parliamo ora di infrastrutture. Dito puntato contro SACAL e il suo presidente e amministratore delegato Arturo De Felice, colpevoli di non investire nello sviluppo dell'aeroporto più importante della Calabria. È stato questo il tema al centro dell'assemblea pubblica organizzata nel municipio di Lamezia Terme dal Comitato di Cittadini Lamezia, 4 gennaio 2018. Erika Crispo. La gestione che si è data all'aeroporto non è una gestione effettivamente economica, ossia con la tutela del capitale e la produttività, ma si è rivolta ad altre cose, quale per esempio quella di gestire due aeroporti che sono fallimentari. Una protesta contro la SACAL nella sala consiliare del comune di Lamezia Terme. Il comitato di cittadini Lamezia 4 gennaio 2018 ha organizzato un'assemblea pubblica per parlare dell'aeroporto. È come se per risuscitare due morti si tolgano le medicine a un malato facendo morire anche lui. I morti sono gli aeroporti di Crotone e Reggio, il malato è quello di Lamezia. La metafora è del presidente del comitato Basilio Perugini, che accusa la società di non fare abbastanza per lo sviluppo dell'aeroporto principale della Calabria. Se considerate che giorni fa un aereo che da Crotone doveva andare a Milano è dovuto venire a Lamezia per rifornirsi di carburante, vi fa pensare quali siano le condizioni in cui si trova questo aeroporto. Una critica anche alle politiche regionali di questi anni, ma soprattutto alla SACAL, alla sua gestione e alla sua governance. Il presidente Arturo De Felice è anche l'amministratore delegato della società. Ho verificato che non esiste alcun aeroporto in Italia, ma veramente nessuno, in cui il presidente coincide con l'amministratore delegato. Ma vi è una concentrazione eccessiva di poteri in una sola persona. Esatto, ma questo lo dice la riforma Madia, che si ispira ai principi dell'OCSE 2015, ossia non bisogna confondere il ruolo di garanzia del presidente con il ruolo invece dell'organo gestorio, per cui il presidente deve vigilare sull'organo gestorio, in questo caso i due organi coincidono. Sono 52 i deputati calabresi messi a dieta dalla stretta.